Simona Fersini, rappresentante dei lavoratori liberi e pensanti. Che dire, lo scempio continua, l'inganno della politica continua, questo accanimento a uccidere i tarantini. Sì, perché tenere lo stabilimento aperto, Acciaierie d'Italia aperto, significa accanirsi a far ammalare e uccidere i tarantini. Sì, sembra che noi abbiamo fatto chissà quale grande peccato mortale per meritare un trattamento del genere da parte della politica locale, da parte delle istituzioni, da parte della politica nazionale. È veramente da delinquenti. Da criminali politici. Criminali, togli pure politici. E continuare a perseverare in questo errore. Ci sono tutte le evidenze scientifiche, adesso anche l'avvocatura della Corte di Giustizia Europea ha messo nero su bianco che la salute viene prima del lavoro, che se un impianto produce malattia e morte non può sopravvivere alle persone e ai lavoratori, perché ricordiamoci che questo impianto uccide anche i lavoratori che l'hanno detto. Questo che dovrebbero capire. Questo è quello che dovrebbero capire i sindacati, perché i sindacati devono tutelare il lavoratore, non devono tutelare il lavoro. Se è vero che il lavoro produce dignità, tutelare un lavoro che ammazza le persone non è dignitoso. Ecco, ma poi c'è un altro aspetto, una cosa che veramente fa arrabbiare, questa favola, questo ennesimo inganno della decarbonizzazione, cioè si vuole a tutti i costi, raccontando favole, arrampicandosi sugli specchi, si vuole tenere in piedi, raccontare favole per tenere in piedi che cosa? Un catorcio. E la decarbonizzazione è tecnicamente impossibile. Come stanno allo stato degli impianti e come sta quella fabbrica che ormai è arrivata proprio, è il ciclo di quella fabbrica che è arrivata a fine vita, al ciclo naturale, a fine vita, tutte le cose proprio, nascono, crescono e poi muoiono. Vale anche per le fabbriche. Con la situazione che c'è in quello stabilimento, la decarbonizzazione non è possibile. Poi vogliamo discutere di costruire una mini acciaieria. No, queste sono le favole del sindaco, una piccola Ilva. Sì, ma non la puoi fare qua. Anche se si potesse fare, qui a Taranto non si può fare più. E poi diciamocelo. Ormai Taranto è una città che ha già. Si deve produrre l'acciaio? Bene, lo si facesse in un'altra parte d'Italia. Taranto ha dato 60 anni di morte, di morti e di ammalati, ora basta. Abbiamo dato, siamo stanchi di essere sacrificati sull'altare del PIL, non siamo patrioti. Noi siamo delle persone, dei cittadini, delle cittadine che vogliono continuare a vivere e veder crescere i propri figli nella propria città. Lasciare Taranto deve essere una scelta, non deve essere un obbligo.